con le feste ovviamente tutti quanti abbiamo un po' sgarrato. I bambini sono i primi, ma d'altra parte è capibile, durante le feste si sa, è un po' così. Quindi come farli tornare a un regime alimentare, diciamo, più o meno normale? Allora, io ovviamente ho pensato di fare un qualche cosa che potesse essere carino e invitante allo stesso modo, prima per gli occhi e poi ovviamente anche per lo stomaco. Quindi con il mio libro, per esempio, ho ideato una serie di ricette che siano simpatiche da fare, magari anche con il bambino stesso, quindi mamma e bambino o papà e bambino, perché no, in cucina, che possano appunto ritrovare, magari ritagliarsi un po' di tempo anche per fare qualcosa di costruttivo e insegnare nello stesso tempo ai bambini ad alimentarsi in un modo corretto. Ovviamente sul libro ci sono un sacco di ricette che spaziano dagli antipasti ai dolci ai centrifugati e sono tutte molto carine, molto diciamo nutrienti, ma nello stesso modo anche leggere. Per esempio abbiamo evitato l'olio perché abbiamo fatto una frittata al forno, oppure abbiamo pensato di utilizzare delle verdure che spesso non vengono gradite dai bambini, frullandole. Tutte cose diciamo di questo genere che sono molto belle da vedere, buone, sane, perché magari prive di grassi laddove possibile toglierli, e sicuramente i bambini sono invogliati a mangiarle perché sono belli da vedere, le hanno fatte loro magari anche insieme alla mamma, oppure la mamma si è divertita tantissimo, ne sono sicura. Quindi è più invitante, è più sano ed è più bello, insomma, ci si diverte in cucina con i bambini e li si fa ritornare ad un regime alimentare, diciamo, abbastanza normale, divertendosi. Quindi provate e fatemi sapere. Ecco per esempio due esempi di ricette sane che si possono fare tranquillamente con i bambini perché sono piuttosto semplici. Questa è una frittata fatta al forno, quindi non c'è l'utilizzo di olio, e è carina perché come vedi si può disegnare. Qui c'è un prato, ci sono dei fiorellini, ovviamente questi possono essere delle erbette, degli spinaci, sono delle carote e l'uovo. Molto semplice, e puoi inventarti il disegno che vuoi con il tuo bambino. In questo caso, appunto, come dicevo, ho usato delle carote, puoi usare delle barbabietole, delle zucchine, quello che ti piace. Qui, per esempio, invece abbiamo lo stregatto, non è altro che una vellutata, ovviamente senza panna, senza niente, fatta con delle patate viola oppure delle carote viola, che adesso si trovano molto di frequente nei supermercati, sono tornate un po' in auge. Come vedi, è una vellutata sana, leggera, e qui abbiamo utilizzato del pancarretto tostato per fare il sorriso e le orecchie del gatto, due pomodorini. È un qualche cosa di estremamente semplice, molto buono, sano e sicuramente divertente, che puoi preparare insieme al bambino in cucina. Credo che mangerete tutti e due con molta soddisfazione.